stai bene? Otacon, ci sono altre mimetiche ottiche in giro. No, ne avevo solo 5. Allora questo non ha una mimetica ottica. Ma di chi stai parlando? Qualcuno mi sta sparando addosso, perfino in mezzo a questa tormenta. È lei! Wolf! Sniper Wolf! Sì, è lei, è sicuramente lei! Otacon, sembra quasi che tu sia contento. No, non lo sono. E allora che hai? Snake, per piacere non ucciderla! Ma sei matto? Ti supplico, lei è buona! Se avessi parlato con lei, lo sapresti anche tu! Stammi a sentire, ragazzo. Quella è una spietata assassina. Ti vedo perfettamente da qui. Te l'avevo detto. Non avrei mai rinunciato alla caccia. Ora sei mio. Wolf, no, non puoi farlo! Non metterti fra un lupo e la sua preda. Sei piuttosto in gamba se riesci a colpirmi in questa tormenta. Visto? Le donne sono per natura soldati migliori. Wolf, non farlo! Snake, ormai ci sono. Non senti che mi sto avvicinando? È un errore per un tiratore scelto rivelare la propria posizione. Oh, sul serio? Allora, mio caro, ti manderò una lettera d'amore. E sai di che si tratta? Di un proiettile, dritto dal mio fucile al tuo cuore. Per favore! Wolf! Snake! No! Zitto! Non immischiarti! Ora pagherai per Meryl! Voi uomini siete così deboli! Non riuscite mai a finire ciò che iniziate!
Io aspettavo da tempo questo momento. Sono un cecchino. Aspettare fa parte del lavoro. Tutti i muscoli immobili, la concentrazione. Mi ha beccato al polmone. Non puoi salvarmi. Ti prego. Finiscimi. Sono curda. Ho sempre sognato un posto pacifico come questo. Curda. Ecco perché sei chiamata Wolf. Sono nata su un campo di battaglia. E lì sono cresciuta. Proiettili, sirene e urla. Sono stati la mia ninna e nanna. Cacciati come cani, giorno dopo giorno. Messi in fuga dai nostri miseri ripari. Questa era la mia vita. Ogni mattina mi svegliavo e scoprivo che qualcun altro della mia famiglia o dei miei amici era morto. Io alzavo lo sguardo al sole e pregavo. Pregavo di restare viva per un altro giorno. I governi del mondo hanno chiuso gli occhi di fronte alla nostra tragedia. Poi è arrivato lui. Il mio eroe, Saladino, che mi ha portato via da quell'orrore. Saladino, vuoi dire Big Boss? Sono diventato un cecchino. Nascosto, osservavo tutto attraverso il mio mirino. Ora potevo vedere la guerra, non da dentro, ma da fuori, da osservatrice. Guardavo la brutalità e la stupidità della razza umana dal mirino del mio fucile. Mi sono unita a questo gruppo di rivoluzionari per avere la mia vendetta sul mondo. Ma ho tradito me stessa e il mio popolo. Non sono più Wolf, il lupo che volevo essere. Nel nome della vendetta ho venduto il mio corpo e la mia anima. Ora non sono nient'altro che un cane. I lupi sono animali nobili. Non sono come i cani. Nella lingua Yupik, la parola lupo è Keglunek e gli aleuti li rispettano come onorevoli cugini. I mercenari come noi sono chiamati cani da guerra. È vero, siamo tutti in vendita per un prezzo o per un altro. Ma tu sei diversa, indomita, solitaria. Tu non sei un cane, tu sei un lupo. Chi sei tu? Sei Saladino? Wolf. Hai risparmiato la vita di Meryl. Lei non era il mio bersaglio. Io non uccido per divertimento. Riposa in pace. Morirai da lupo orgoglioso. Quale sei? Finalmente ho capito. Non aspettavo per uccidere la gente. Aspettavo che qualcuno uccidesse me. Un uomo come te. Tu sei un eroe. Per favore, liberami. Perché? Perché? Io ti amo. Che cosa vuoi? Il
il mio fucile. Dammelo. È una parte di me. Snake, hai detto che l'amore poteva sbocciare in battaglia, ma io non sono riuscito a proteggerla. E cosa stai facendo? Lo restituisco alla sua proprietaria, non mi serve un fazzoletto. Perché? Perché io non ho più lacrime da versare. Io vado alla base sotterranea, non abbiamo più tempo. Lo so. Ora dovrai proteggere te stesso, non fidarti di nessuno. Sì. Se non riuscissi a fermare il Metal Gear, probabilmente questo posto verrebbe bombardato. Lo immaginavo. Potremmo non vederci mai più. Sarò sempre al mio codec. Voglio esserti ancora d'aiuto. Puoi andartene quando vuoi. Ricominci. Ricomincia la tua nuova vita. Snake! Perché cosa combatteva lei? Perché cosa combatto io? Tu per cosa combatti, tu? Se ce la faremo, te lo dirò! Ok. Cercherò di capirlo per conto mio! Colonnello, ascolti. Ho trovato un paracadute vicino ai rottami dell'Hind. Un paracadute? Che vuoi dire? Che pensi che Liquid sia sopravvissuto? Impossibile. Se fosse saltato fuori dall'abitacolo, sarebbe stato fatto a fettine più velocemente di una cipolla in un frullatore. Ma allora da dove arriva questo paracadute? Non ne ho idea. Che sia una trappola? Oppure un messaggio diretto a me? Qualcosa del tipo "non sono morto"? Forse. Ma credo sia più un "ti farò fuori". Beh, sia come sia, non abbassare la guardia. Ci conti. Thank you.
La piattaforma è bloccata al piano inferiore e non sale. Come faccio a prendere un ascensore che mi faccia arrivare più in basso? Beh, ce ne sarebbe uno, ma... Dov'è? Guarda a ovest dell'alto forno. Riesci a vedere la gru? Credo che scendendo giù di lì si riesca ad arrivare dall'altra parte. Hai mai visto qualcuno scendere di lì? No, ma ci ho visto passare dei topi. Ti sembro un topo, io? Sta attento su quella gru.
Serve qualcosa, Snake? Non scordarti di salvare anche i tuoi ricordi su di me. Non si possono salvare i ricordi. Neanche su un sistema come il tuo. Sono cose delicate. Una volta ridotti a numeri binari e trasmessi, non possono più chiamarsi ricordi. Non sarei così sicura. Non c'è niente che la tecnologia non possa fare. I ricordi non sono solo suoni e immagini. Sono qualcosa che va ben oltre tutto ciò. Non capisco. Tutto può essere convertito in formato digitale. Se è così, perché non provi a salvare quello che sto pensando in questo momento? Non posso salvare cose di questo genere. Devi perlomeno esprimerli con parole. Ecco, la stessa cosa vale per i ricordi. Non saprei. Per quanto possa avanzare la tecnologia, non sarà mai possibile penetrare nell'animo umano. Ti sbagli. È solo questione di tempo. Prima, devi cercare di capire cosa sono le emozioni, Mei Ling. In che modo? Devi lasciarti andare e innamorarti di qualcuno. Ci sono molte cornacchie qui attorno. Non sono cornacchie, sono corvi imperiali. Gli eschimesi e altri indiani americani adoravano i corvi imperiali come divinità della creazione. Si dice che i corvi siano in grado di predire la morte. Nel XVI secolo il grande poeta Marlowe scrisse di loro: come il corvo presagio che tiene dal malato il passaporto nel curvo becco e nell'ombra della notte silente scuote il contagio dalle sue ali al lutto. Che allegria, Master. A proposito. Sì? Ho da dirti qualcosa su Naomi Hunter. Qual è il problema? Questo canale è sicuro? Non si preoccupi, il monitor è escluso. Va bene. Che succede? Anch'io ho lavorato nell'FBI, lo sai? No, non lo sapevo, e allora? La storia della dottoressa Hunter sul suo passato, sul suo nonno che sarebbe diventato assistente segretario di Hoover all'FBI. Ebbene? E il suo supposto ruolo di agente segreto per investigare sulla mafia a New York. Qual è il problema, insomma? Era tutta una grossa fandonia. Cosa? Non riesco a darmi pace. Perché Naomi avrebbe dovuto mentire? Ha mentito. Naomi potrebbe essere una spia. Questo è ridicolo. Andiamo, perfino un liceale potrebbe arrivare a capirlo. Il direttore dell'FBI a quei tempi, cioè Edgar Hoover, era notoriamente un razzista. Naomi ti aveva detto che suo nonno era un giapponese, no? Sì, è vero. Ebbene, nell'FBI di allora non si poteva trovare un singolo investigatore di origini asiatiche. Inoltre, negli anni 50, l'operazione segreta contro la mafia non era ancora iniziata, perché è partita nel 1960 e a Chicago, non a New York. Ma faresti meglio a controllare. Il direttore e il presidente che muoiono in modo misterioso, quel ninja, stanno succedendo troppe cose strane. E lei pensa che dietro a tutto questo potrebbe esserci Naomi? Non lo so. O è così, o comunque lavora con i terroristi. Accidenti. Potrebbe essere vero. Se scopro qualcosa ti richiamo. Nel frattempo, stai attento. Se prendi il montacarichi per scendere, arriverai al magazzino. La base sotterranea di manutenzione del Metal Gear è poco più in là. Cornacchie. Cosa? È pieno di cornacchie qui. Di cornacchie ce n'erano già prima, ma per qualche motivo hanno cominciato a moltiplicarsi in modo eccezionale nello stesso periodo in cui la Foxhound è arrivata alla base. È davvero strano. Mi chiedo cosa voglia dire.
Se prendi il montacarichi per scendere, arriverai al magazzino. La base sotterranea di manutenzione del Metal Gear è poco più in là. Di cornacchie ce n'erano già prima, ma per qualche motivo hanno cominciato a moltiplicarsi in modo eccezionale nello stesso periodo in cui la Foxhound è arrivata alla base. È davvero strano. Mi chiedo cosa voglia dire. Benvenuto, Kazak. Questa è la fine della tua pista. Giusto, amici? Ascolta, sono d'accordo. I corvi non sono degli spazzini. Loro riportano al mondo naturale quello che non è più necessario. A volte attaccano anche delle volpi ferite. Eri tu nel carro M1? Un ragazzone come te non doveva stare molto comodo là dentro. Ma quella non era una vera battaglia. Io e Corvi ti stavamo solo mettendo alla prova per vedere che uomo sei. Il verdetto è stato emesso. I Corvi hanno deciso che sei un vero guerriero. Ho le allucinazioni. Io non riesco a muovermi. Il corvo ha imposto su di te il sigillo della morte. Il sangue dell'Est scorre nelle tue vene. Anche i tuoi antenati hanno avuto origine nelle lande della Mongolia. Inuit e i giapponesi sono come cugini. Io e te abbiamo antenati comuni. Non ho corvi nell'albero genealogico. Scherzi, ma davvero corvi e serpenti non sono amici tra loro. Sento che sarai un degno avversario. Anche tu vivi in Alaska. Conosci le Olimpiadi Eskimo indiane? Sì, le conosco. Sai, potresti dire la tua nella gara dei mangiatori di Muktuk. Hai ragione, ma c'è anche un'altra specialità nella quale sono il migliore. Si chiama Tiro dell'Orecchio. È una gara in cui due avversari si tirano le orecchie l'un l'altro nel freddo più pungente. Mette alla prova le energie spirituali e quelle fisiche. Vuoi che mettiamo a tirarci le orecchie? La forma è diversa, ma lo spirito è lo stesso. Rallegrati, Snake! Sarà una battaglia gloriosa! Questa non è gloria, è solo omicidio. La violenza non è uno sport. Bene, vedremo se nelle tue parole si nasconde del d'acciaio.
Proprio come aveva detto il capo, la mia esistenza non è più necessaria a questo mondo. Ma il mio corpo non rimarrà qui. Il mio spirito e le mie carni diventeranno tutt'uno con i corvi. In questo modo tornerò alla madre terra che mi ha generato. Snake, io ti osserverò. Hai capito? Prendi questa tessera di sicurezza, Snake. Aprirà quella porta. Perché? Tu sei un serpente che non è stato creato dalla natura. Tu e il capo non siete di questo mondo. Venite da un mondo che non voglio conoscere. Vai e scontrati con lui. Io osserverò dal cielo. Ma prima voglio darti un indizio. L'uomo che hai visto morire davanti ai tuoi occhi. Imitava perfino il sangue del suo soggetto. Ha prelevato tutto il sangue del direttore e l'ha usato dentro di sé. Ma non è stato in grado di ingannare l'angelo della morte. L'angelo della morte? Ma per quale motivo quella messa in scena? Perché impersonare il direttore? Il mio indizio è finito. Il resto dell'enigma dovrai risolverlo da solo. Snake! Nel mondo naturale non esistono massacri senza fine. C'è sempre un termine per tutto. Ma tu sei diverso. Cosa stai cercando di dirmi? Il sentiero che percorri non ha fine. Ogni tuo passo poggia sulle carcasse dei tuoi nemici. Le loro anime ti perseguiteranno per sempre. Non avrai mai pace. Ascoltami, Snake. Il mio spirito ti osserverà. Snake, sono io. Master! Riguarda Naomi. Spegni il monitor. Che è successo con Naomi? Dannazione. Colonnello, Naomi è lì. No, è via. Sta facendo un riposino. Allora che c'è da dire su Naomi? Va bene. Forse è meglio lasciare che anche il colonnello senta. Ok, proceda, Master. Allora, sostanzialmente la dottoressa Naomi Hunter non è la dottoressa Naomi Hunter. Eh? Siccome pensavo che la sua storia privata fosse sospetta, ho fatto un controllo. E? Esiste effettivamente una dottoressa Naomi Hunter. Ma forse dovrei dire che esisteva. Comunque non è la donna che conosciamo. La vera Naomi Hunter è scomparsa da qualche parte in Medio Oriente. In qualche modo la nostra Naomi deve aver ottenuto i suoi documenti. Ma allora lei chi è in realtà? Dovrebbe essere una qualche spia. Una spia? Sì, forse è stata inviata qui per sabotare questa operazione. Sarebbe a dire che lei sta dalla parte dei terroristi? Non voglio assolutamente crederci. Però lavora per la Foxhound. Dunque, lei pensa che Naomi abbia una parte nella ribellione? Oppure potrebbe essere affiliata a qualche gruppo completamente diverso. Un gruppo diverso? Non può essere. La metta agli arresti. Addirittura. Lei ci ha tradito.
deve essere arrestata e interrogata per scoprire da che parte sta. Se lei è una delle spie, allora siamo veramente nei guai. Che significa? Oh, nulla. Le ha per caso affidato qualche tipo di segreto vitale o altro? Accidenti. Questa sua reticenza è forse collegata alla misteriosa morte del direttore della DARPA e del presidente della Armstech? Io proprio non lo so. In ogni caso, non possiamo permettere che partecipi ancora a questa missione. Un momento. Senza di lei non possiamo farcela. Lo sapevo. Lei sta nascondendoci qualcosa. Datemi un po' di tempo e cercherò di farla parlare. Si sbrighi dunque. Dobbiamo scoprire chi è e che cosa fa qui. Capisco. Snake, dammi un po' di tempo. No, perché dovrei? Snake, se si tratta di Naomi, lasciami un po' di tempo. Mi sto occupando della faccenda proprio ora. Dov'è lei? Sta ancora dormendo. Non ci posso credere. Prima il direttore della DARPA si rivela un impostore e ora Naomi. Che diavolo sta succedendo qui? Sono sicuro che mi dirà che lei non ne sa niente, vero? Mi dispiace, Snake. Un pazzo sta minacciando il mondo con un'arma nucleare. Penso che ora mi dovrei preoccupare più di questo. Non so niente sulla dottoressa Naomi, quindi non posso dirti molto. Ma, Snake, penso che sia meglio che se ne occupi il colonnello Campbell. Ora, non credi che sarebbe il caso di raggiungere la sala comandi? Snake, sono io. Che succede? Hai trovato un buon nascondiglio? Sì, grazie alla mimetica ottica. Sembra che abbiano finito di preparare il Metal Gear. Come lo sai? Li ho sentiti parlare. Dove sei ora? Proprio davanti al Metal Gear. Ma c'è qualcosa di strano. Cioè? Qui non c'è nessuno. Niente guardie, nessuna vigilanza. È troppo tranquillo. Forse perché sono già pronti. Hanno detto perfino che i codici sono già stati inseriti. Che devo fare io?
Tutto ciò che possiamo fare è sfruttare il sistema di aggiramento di cui ti aveva parlato il presidente Baker. Ma io ho solo una delle tre schede. E inoltre mi ha detto Ocelot che c'è qualche trucchetto riguardo all'uso delle schede. Questo è affare mio. Hai qualche piano? Beh, io adesso mi trovo nella sala del computer e sto cercando di accedere ai file privati di Baker. I file di Baker? Ma non ci vuole un codice d'accesso? Naturalmente, però ci sono tanti sistemi. Sei un hacker? Certamente. È una buona descrizione per me. Pensi di potercela fare? Ancora non lo so, ci proverò. Conto su di te. Snake, sono ancora io. Come va? Non male. Sono appena riuscito a superare il suo terzo livello di sicurezza. Era un tipo piuttosto prudente. Pensi di riuscire a finire in fretta? Non ho mai incontrato un sistema in cui non sia riuscito a entrare. Va bene. Continua a provare.